Ha cambiato tanto perché non era facile, a parte che non è mai facile subentrare, una squadra che comunque non ha costruito lui, una squadra che non è, diciamo, figlia sua, no? Tra virgolette, perché quando purtroppo si subentra bisogna adattarsi a tante situazioni. Lui secondo me è stato bravo, ma lui è una dote che c'ha, lui l'ha sempre avuta. È una sua dote caratteriale che riesce a entrare nella testa dei giocatori con il suo modo di fare, perché poi alla fine, quando sei, io dico sempre che quando una persona è se stessa, è sincera e non prende in giro il giocatore, cerca di motivarli nella maniera giusta, e poi ho visto che rende partecipi tutti, no? Quelli là che erano praticamente stati esclusi, ha azzerato un pochettino tutto, è stato bravo in questo, ma non avevo dubbi. No, perché lo conosco bene, quindi so come lui nella gestione dello spogliatoio è uno dei migliori che io ho avuto da allenatore. Oggi è importante vincere, più che altro. Questa è una partita con la Gel, bisogna vincere. La Gel bisogna una squadra che concede poco, non fa un grande calcio, però è una squadra che concede poco. Però sono convinto che se l'Avellino riesce a vincere questa partita oggi, dà una sterzata importante al campionato. Secondo te, la vittoria nell'ultima gara prima della chiusura del vecchio anno contro il Pescara può aver, diciamo, aumentato anche la convinzione nei giocatori di poter puntare al terzo posto? Quella partita e ha fatto una partita importante, al di là della vittoria ha fatto una grande prestazione. Poi vincere contro il Pescara così da autostima, io penso che oggi i giocatori hanno bisogno di questo, di avere autostima, perché si era perso un pochettino il tutto, no? Conosciamo Avellino che ti dà tanto ma ti toglie pure in termini di quando non vengono i risultati diventa un pochettino deleterio. È tornato D'Angelo, cosa ti aspetti adesso dal direttore De Vito? Secondo te farà qualche altro colpo importante per quest'Avellino? Ma io sono sicuro che il direttore regalerà al mister qualche altra pedina fondamentale per come vuole giocare lui. D'Angelo secondo me è un giocatore importante, è un giocatore che mi piace tantissimo perché è un giocatore che ti assicura anche dei gol, no? È bravissimo nel giocare senza palle, negli inserimenti. E allora quando giochi con un centrocampo a tre, come sta giocando adesso Rastelli, per me diventa fondamentale. È un giocatore che comunque ha personalità. Già conosce l'ambiente, quindi non sono stati bravi perché hanno preso un giocatore che non ha manco bisogno di tempo.